Ciao a tutti, mi chiamo Carlo Ferrari, di professione attore. Mi è stato chiesto di spiegarvi le istruzioni operative per la consegna a domicilio. Come tutti voi sapete, il momento è difficile, ma la voglia di uscire da questa emergenza, che ci vede costretti a questo isolamento forzato, è davvero forte, come è forte la voglia di solidarietà, di aiuto e conforto, soprattutto verso le persone più deboli, verso gli anziani e gli ammalati. Quindi, per chi vuole dare un contributo operativo, c'è la possibilità come volontario di poter effettuare le consegne a domicilio, rispettando, ed è importante, al fine di evitare possibili rischi di contagio da Covid-19, tutte quelle misure di tutela per il contenimento del contagio, come indicato dal Ministero della Salute, ovvero l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine, il rispetto della distanza sociale, 1,5 m, 2 m, e la corretta pulizia dei mezzi. Ma per capire bene le istruzioni per un corretto servizio di consegna a domicilio, mi faccio aiutare dalle domande di Attilio. Sì, salve, la mia domanda è questa per il servizio a domicilio di consegna. Se per caso bisogna fare delle richieste al destinatario prima di consegnargli la merce, grazie. Rispondiamo subito ad Attilio. Prima di procedere alla consegna, richiedere al destinatario. Primo, se vi è la possibilità di effettuare la consegna all'esterno dell'abitazione, strada, cortile o in alternativa pianerottolo. Secondo, che al momento del ritiro indossi mascherina chirurgica e guanti monouso. In caso di assenza dei dispositivi di protezione, raccomandarsi che si mantenga la maggior distanza possibile, 1,5 m, 2 m, da chi effettua la consegna. Ma adesso sentiamo l'altro intervento di Attilio. Sì, più che una domanda, voglio fare una richiesta di ripetere quelle che sono le istruzioni per il servizio a domicilio, che secondo me sono fondamentali. Ecco, grazie. Ringraziamo Attilio per la richiesta. E quindi queste sono le istruzioni per il servizio di consegna a domicilio. Prima della consegna. Prima di effettuare la consegna della merce, quando si è ancora sul proprio mezzo, se non gli si è già addosso, indossare idonei dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e mascherine. Durante la consegna. Se possibile, effettuare la consegna fuori dalla porta. Nel caso in cui sia necessario entrare all'interno dell'abitazione, mantenere la distanza sociale di sicurezza interpersonale, 1,5 m, 2 m, ed utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine. La distanza sociale può essere anche maggiore nel caso in cui il destinatario non indossi mascherina chirurgica e guanti monouso. Lasciare la merce a debita distanza durante la consegna, evitando di consegnarla direttamente in mano al destinatario. Pagamento. Durante il ritiro dei soldi e la consegna dell'eventuale resto, cercare di mantenere la maggior distanza possibile e di indossare appositi dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine. Dopo la consegna. Appena terminata la consegna, procedere al lavaggio delle mani con gel igienizzante o soluzione alcolica, secondo le procedure definite. Altra istruzione importante è come comportarsi in caso di insorgenza di sintomi. Nel caso una persona, volontario, presente all'interno dell'organizzazione sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al suo responsabile o datore di lavoro, che dovrà procedere al suo isolamento ed eventualmente a quello degli altri presenti nei locali. Il volontariato è importante, fondamentale per la comunità, ma in questo momento è indispensabile il rispetto di tutte queste indicazioni, di tutte queste istruzioni, per riuscire tutti insieme a ritornare il più presto possibile e con serenità alla nostra quotidianità. Un caro saluto.